È il giorno delle future mamme, o almeno di quelle che hanno scelto di credere nel vaccino contro il Covid e di stare il più possibile alla larga dalla malattia. Sono informate e convinte le donne in gravidanza o in allattamento ascoltate a Pescara durante la 2 ore a loro dedicata nel centro vaccinale della stazione Porta Nuova. Sanno, per esempio, che l'infezione si può associare allo sviluppo di complicanze anche gravi per le gestanti, soprattutto quando c'è una compresenza di fattori di rischio peculiari, come età materna avanzata o patologie croniche preesistenti. Di fronte a questa variante Omicron, che ha cominciato ad infettare con grande facilità sia le gestanti ma anche i neonati, perché purtroppo anche nei nostri reparti di neonatologia ci sono casi di bambini che purtroppo hanno contratto il Covid, c'è stato di fatto un interesse maggiore e quindi le donne hanno cominciato a seguire questi consigli. Si sono viste soprattutto delle patologie che possono incorrere anche nel feto, quindi dei processi tromboembolici sia a carico della placenta, che può provocare danni appunto proprio di parto prematuro, ma anche danni a carico del feto con processi anche a carico dell'encefalo. Quindi la malattia Covid è comunque una malattia pericolosa e bisogna tutelarsi assolutamente. L'unico modo per farlo è il vaccino. Se la mamma si vaccina, il vaccino ha effetti anche sul nascituro? Sì, c'è un passaggio anticorpale, si forniscono a questo bambino, al feto e quindi al neonato, degli anticorpi che permettono un'evoluzione benigna della malattia. Oggi l'indicazione è di effettuare soprattutto nel secondo e terzo trimestre cercare di effettuare tutte le 3 vaccinazioni, cioè, quindi anche la dose booster. Stefania è una giovanissima mamma, incinta di 5 mesi e mezzo ed in fila per fare il vaccino. Cosa ti ha convinto? Il fatto che si sia diffuso così tanto nel giro di poche settimane mi ha destato preoccupazione, ecco. Anche se io ho fatto 2 dosi di vaccino, però insomma è addirittura di scadenza, ho pensato cosa fosse meglio fare, se fare il vaccino, rischiare, ecco, anche nonostante le attenzioni di mascherina, mani, lavare tutto, non sapevo come muovermi, alla fine ho deciso di consultare i medici che mi hanno consigliato di farlo. Anche Viviana si è appena vaccinata, incinta di quanto? Sono al 5º mese, 19ª settimana inoltrata. Convinta a vaccinarsi da chi? Dai medici, dall'informazione? Sì, dall'informazione e soprattutto dalla ginecologa che me l'ha assolutamente consigliato, anche poc'anzi il medico presente qui, è assolutamente da fare.